Sono stati 60 i protagonisti della cerimonia svoltasi sabato pomeriggio nella splendida cornice del Gonfalone di Fano per la consegna degli attestati di cittadinanza italiana. I cittadini stranieri provenienti dai più variegati paesi esteri, ma che risiedono e lavorano da tanti anni in Italia, hanno ricevuto il significativo riconoscimento in una toccante e silenziosa celebrazione. Presenti le autorità civili e militari, l'assessore allo Stato civile Cucchiarini e il sindaco di Fano Seri, che dopo l'inno d'Italia cantato dai bambini del coro Tra le note, ha voluto sottolineare come Fano sia una città di condivisione e di incontro di culture. Una giornata importante perché questa è una cerimonia simbolica, ma è piena di valori. Fano è una città aperta e questo momento di attribuzione della cittadinanza italiana sono una cerimonia apprezzata da chi la riceve, ma è importante anche per noi, perché io sono convinto che una comunità aperta, una comunità più forte, e queste cittadinanze, queste persone che hanno fatto scelte di vita come tanti anni fa, molti italiani hanno fatto una scelta simile. Noi siamo tante generazioni figli di quella emigrazione italiana e quindi siamo quelli che meglio di altri possono capire cosa significano questi momenti. E io penso che questo sia, dobbiamo viverla come una risorsa, sono un ponte anche con le loro terre d'origine, ma soprattutto sono anche culture che si incontrano, ma è una comunità con queste cerimonie che significa che vuol dare un segnale di integrazione, di unità e dell'importanza dello stare insieme, quindi un bel momento simbolico ma anche pieno di valori. Dopo la consegna della carta costituzionale e una pergamena in ricordo del giuramento di fedeltà alla Repubblica, le foto di rito e un caloroso applauso che ha concluso la serata di festa. Sul volto dei partecipanti tanta emozione e gioia per un traguardo spesso difficoltoso da ottenere, come ha ricordato l'assessore Cucchiarini. Il riconoscimento della cittadinanza italiana, come sappiamo, è un percorso lungo, a volte anche pieno di ostacoli, c'è anche tanta burocrazia, ma direi necessaria per poter poi arrivare a un momento di riconoscimento che è importante. Questo momento il Comune di Fano lo vuole celebrare in modo sia istituzionale ma anche per avere un momento proprio di conoscenza di queste persone che da oggi sono cittadini italiani ma anche cittadini di questo comune. Quindi l'apertura al dialogo è un elemento che caratterizza questa amministrazione comunque da sempre, e anche in questo momento vogliamo proprio condividere i principi e i valori che costituiscono proprio il nostro agire politico e amministrativo.